Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Survived By. Allora, questo è un gioco di ruolo free to play annunciato durante i Game Awards. Ve ne ho parlato appunto durante il video proprio dei Game Awards. È un prodotto che mi intriga parecchio perché appunto sembra richiamare un'epoca in cui i giochi di ruolo barra hack and slash erano un po' diversi rispetto a come li conosciamo adesso, però sembra molto intrigante. Dicono che si muore spesso, vediamo se è realmente così. Per cui partirei senza grossi, grossi preamboli. Allora, il gioco sembra essere molto, molto vecchio a scuola. Allora, è in early access. Buon lavoro. Perché questa fissa di scrivere tutto piccolo? Vabbè, dice di parlare con le persone all'interno del villaggio per vedere in che modo si può aiutare. Allora, adesso mi è andato a parlare col saggio del villaggio. Hai fatto tanto per noi, ho un regalo per te. Ah, sì? Amuleto antico. Q per l'inventario. Equipaggiamo l'amuleto. Questo amuleto non è stato potenziato dal passare delle generazioni, vabbè. Dunque, non è molto, ma spero che ti aiuterà durante questi tempi oscuri. Il quartiermastro vuole vedermi, va bene. Io comunque darei una denuncia a chi ha fatto questi sottotitoli perché sto diventando cieco. Hai fatto molte cose buone per oggi. Allora, in pratica dobbiamo parlare con un altro quando siamo pronti, va bene. Vado. Posso uscire da questo villaggio? Sì, voglio uscire. Andiamo a vedere cosa c'è qui fuori. Scopriamo quanto è veramente oscuro il mondo di... Oh, porca miseria, è oscuro davvero? Va bene. Parecchio oscuro, direi. Oscurissimissimo. Quanto è forte il tipo. Non gli sto facendo nulla. Si sì, vabbè, ma è da pazzi. Ma che. No, vabbè, ma che. Ma che. Oh! Aiuto! È da pazzi. Survive by. De che? Niente, sto per morire. Addio, mondo crudele. Nel trailer si capiva che si moriva spesso, ma... Sono morto. Benissimo. The Falchi has fallen. Ok. But the Falchi didn't die in vain. Ma non siamo morti invano. I discendenti di The Falchi, la prima... Il primo della casa dei Falchi portano con sé la sua forza nel suo sangue, nel loro sangue. Vabbè, in pratica ogni volta che muore un dei Falchi, la forza del dei Falchi precedente si trasmette a quello successivo. Almeno finché la casa di dei Falchi non potrà rivaleggiare con le divinità stesse. Antico amuleto, lo marchiamo. Bene. Abbiamo ottenuto 100 varl. Vabbè, qua sono una serie di bonus generici. Razione a catena. Sì, comunque devono fare qualcosa per i caratteri perché sennò devono vendere in bundle gli occhiali per la miopia. Ma che... Vabbè, insomma, poi vedremo, eh? No, 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 no. Fermo, 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 fermo. Allora. Dunque, non mi è molto chiaro in che modo. Allora, quando subisci danni... Lo riduci dell'1,8% per 2 secondi. Reazione a catena. Quando elimini un nemico, quel nemico esplode.
in 4 proiettili che fanno danni. Va bene. Prendiamo anche questo al massimo. Perfetto. Ok, quindi i potenziamenti vanno per forza spesi. Lui sarà... Allora, il primo dei falchi era senza nome. Il secondo si chiama... Johnston. Johnston primo dei falchi. Ed è un che è? Sempre un Heartbringer come il giovane papà morto prematuramente. Allora, mettiamo i vari potenziamenti sbloccati. Poi ovviamente avremo modo di usarne altri col tempo. Di sbloccarne altri. È un gioco che ha dalla sua... Va bene questo. Ha dalla sua una veste grafica molto old school. Però... Diciamo che... Bene, benissimo. È ovviamente multiplayer e lo si evince chiaramente. Prendiamo tutto. Sì, grazie. Questo c'è il premio del giorno. Benissimo. E i rewards per l'early access. Bene. Bene, allora. Io vado. Il mondo mi aspetta. Salve, capitano delle guardie. Voglio fare la quest. Addio. Che cosa c'è ancora? Posso andare? Oh. Andiamo, De Falchi. Coso De Falchi, che non mi ricordo manco più come si chiama. Diciamo che il potenziale sembra essere... Cioè, perché mi ricorda un gioco che giocavo da bambino, ma di cui scordo il nome. A me mi servirebbe... Dai, dai, dai! È bello caotico, certo! Comunque con mouse e tastiera non ho speranza alcuna di aver salva la vita. Allora, ho livellato! Incredibile! Ok, il panico più assoluto, eh. Con molta calma, aia. Stanno diventando troppi. Stanno diventando troppi. Stanno diventando veramente troppi, troppi, troppi. Ottengo punti esperienza da tipo ogni cosa esistente sulla faccia della terra. Bello. Classico gioco frenetico che dice vabbè ci gioco 5 minuti. Poi ti accorgi che sono 12 ore che stai giocando. Almeno a me fanno questo effetto questi prodotti di questa tipologia specifica. Andiamo, andiamo. Molta calma. Con molta calma. Stiamo andando anche discretamente bene per adesso. Sull'altura. Nessuno può raggiungermi. Io posso eliminare chiunque io voglia. A parte quelli che mi sparano, che mi sputano addosso. Dai, dai, dai. Ok, ho livellato di nuovo. Mi stanno seguendo, bene. Ma io i punti esperienza dove li vedo? Calma, calma. Oh, che gioco molto semplice se vogliamo. Nelle dinamiche. Ma sono pronto a scommettere che col tempo potrebbe diventare un piccolo incubo. Anche perché appunto col fatto che richiama
i giochi di una volta, chi come me ha un debole per questo tipo di prodotti, rischia di non fare più nient'altro. Che cosa c'è qua? Andiamo a esplorare, andiamo a esplorare. Che cos'è questa cosa? Ho trovato una nuova quest, accetta. Ma sì, ma famo tutto, ma che ce frega. La regina dei cosi. Vabbè, devo sbloccare. Ho generato qualcosa. Non sono entrato penso in un dungeon. Non ho letto niente, non ho letto perché non ho letto. Avrei dovuto. Avrei decisamente dovuto. E non l'ho fatto. E adesso ne pago il prezzo. Aia. Aiuto. Sto per morire. Non si può decisamente fare sta cosa. Anche perché questi si stanno ricreando alla velocità della luce. È troppo veloce tutto. Vado via. Addio. Non si può fare. Arrivederci. No, no, no. Cos'è qua? Oh, adesso ho preso il bonus per... Vabbè, signori, io qui ci lascio le penne. Per cui non si può fare. Ho il debuff per i danni. Che succede? Trema tutto. Un'altra chiave. Allora, io devo capire quanto cazzarola ci metto a livellare. Dai. Proprio da pazzi comunque. Devo dire. Certo, bisogna approfondire bene il discorso dei materiali e del sistema di progressione. L'elementale della terra dov'è? L'IA è abbastanza primordiale, diciamo. Io tornerei dal quartier master lì a dirgli che abbiamo finito. Un tornado. Ma che cazzarola. Delirio. Vabbè, signori, io ho una quest da completare, perciò vi saluto. Andate, lasciatemi alle mie cose. Lasciatemi in pace. Oh, allora, carissimo, ho fatto. Ah, la mia ricompensa era 4 pozioni. Vabbè, meglio di niente. Ragazzi, io direi che insomma ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara di quello che è il gioco. Ora non resta che chiedere a voi cosa volete fare. Io vi segnalo che il gioco è gratuito, per cui se volete basta che andiate su Steam e lo trovate, per cui vi lascio il link in descrizione.
per giocarlo anche da adesso. Insomma, non c'è nessun tipo di pagamento richiesto, bisogna semplicemente iscriversi al gioco, come poi capita con tanti altri prodotti del genere. E poi vi lascio il sondaggio in alto a destra, fatemi sapere se vorreste vedere altro oppure se vi basta così. È un gioco molto semplice, nel senso, per quanto abbia dinamiche complesse a livello gestionale e ruolistico, perché magari ci sono appunto un po' di carte, di cose da dover gestire, potenziamenti vari, però di base è un gioco abbastanza semplice. Per cui fatemi sapere, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima.